Buongiorno a tutti, grazie della presenza. Abbiamo inteso fare questa conferenza stampa per puntualizzare e precisare alcune notizie che vanno precisate, non per giustificarci, ma per chiarire di chi sono le responsabilità per i disagi che la cittadinanza di Melito e noi tutti abbiamo dovuto subire. Noi partiamo dal 28 agosto, abbiamo ricevuto una PEC alle ore 12.58 del 28 agosto, dove il responsabile di ASED comunica sospensione del servizio causa forza maggiore. Il nostro abituale fornitore di carburanti ci ha comunicato che da stamane non potrà rifornire i nostri automezzi se non prima provvediamo al pagamento dei crediti arretrati. Pertanto la nostra società si trova costretta, a nostro malgrado, a sospendere ogni attività presso il vostro comune. In considerazione che l'ente in indirizzo non ha dato riscontro non solo alle nostre richieste verbali e alle note di sollecito pagamento, ma non ha dato neanche corso alla nota comunale del 13/8/2015, con la quale assumeva impegno di definizione dei crediti vantati dalla nostra società, convocando un incontro con funzionari comunali entro la fine del mese, quindi il 28, noi il mese ne ha 31. E alla nostra nota del 21, dice il responsabile di ASED, saranno assunte delle determinazioni a tutela della nostra società immediatamente dopo la convocazione dell'assemblea dei soci convocata in via d'urgenza per le ore 11 di domani. Il 28 agosto c'è questa nota, il 29, questo è quanto dice ASED. Noi precedentemente era stato... questa è stata protocollata il 28 e del 25 la mail, del 25 agosto, poi è stata protocollata, l'avevamo lavorata, poi è stata protocollata il 28, ma la mail del 25, l'interruzione, ahimè, è stata successiva il 26 mattina. Sì, il 26 mattina ci siamo trovati con questa amara sorpresa. Perché diciamo amara sorpresa? Perché a fronte di questo avevamo avuto uno e più incontri veramente con ASED, con i tecnici, decine di telefonate intercorse e solleciti di pagamento. Solleciti di pagamento, qua noi abbiamo carte alla mano, nei giornali avete riportato che il Comune di Melito non ha pagato, questa è la notizia che qualcuno vi ha passato, sicuramente non il Comune di Melito, né il Sindaco Meduri, né l'amministrazione, che non poteva dire questo e non l'avrebbe mai potuto dire, in quanto da quando ci siamo insediati noi abbiamo, c'è la ragioniera, abbiamo pagato, giustamente, la somma totale di 427.000 euro. Nello specifico, non è proprio così, ci sono tre fatture da 110.000 euro, di cui 100.000 euro vanno a ASED e 10.000 euro sono di IVA. Più ci sono altre... Adesso vi diamo un attimino. Nella fattispecie noi abbiamo pagato ASED 100.000, 40.108, 56.991, 100.000 e 100.000. Vi diamo il prospettino, così vi facciamo alcune fotocopie, quindi senza prendere appunti, e con le rispettive date di pagamento. In totale noi abbiamo pagato 400, vi faccio il totale, sono la prima fattura è di 100.000 meno 10.000 di 110, di cui 100 pagati ASED e 10.000 versati come IVA. La seconda è di 40.000 euro, 108, questa era una vecchia fattura in cui l'IVA ancora non era scorporata e l'IVA andava versata direttamente all'impresa, all'appaltatore, quindi 40.000, 108. C'è una seconda fattura che noi abbiamo pagato, un'altra è di 56.000, 991. Sono sempre vecchie fatture, nell'eventualità dovesse servire
sono fatture del, a conto fattura del 15-12-2014, ma pagata da noi. L'altra fattura è sempre il saldo, quindi il totale che noi abbiamo versato a ASED da quando ci siamo insediati è di 397.000 euro. In due mesi, perché quando avevamo fatto queste liquidazioni, il terzo mese non era maturato, il terzo mese maturava al 31 di agosto o al 1 di settembre. A questo dobbiamo sommare che noi abbiamo pagato, giusto o sbagliato che sia, per l'amor di Dio, non abbiamo la presunzione di dire che noi siamo che siamo il Vangelo, ma abbiamo pagato alla Regione Calabria, anche perché c'erano una serie di cartelle e di richieste pressanti, due fatture il giorno 7 agosto per un totale di 466.000 euro e 500 circa. Quindi il totale che questo ente ha pagato per il servizio della raccolta rifiuti, IVA compresa o se vogliamo stornare l'IVA, è di 427 più 466 meno 30, sono quasi 900 meno 30.000 euro. Allora, aver subito l'interruzione così con una scarna comunicazione è per noi tra virgolette ingiusto e indecoroso. Indecoroso per l'immagine che abbiamo offerto a tutte le persone che sono gravitate e che transitate, che gravitano nel periodo estivo nel nostro paese, perché credetemi, abbiamo fatto tanto e tanti sacrifici, chi più chi meno, e tanti sforzi. Vedere per esempio una nota dell'ASP di ieri, dice mancata raccolta, scrive l'ASP nel responsabile dottoressa Minniti, dal momento che da parecchi giorni a tutt'oggi, ore 7:15, in alcuni punti, vedi Chiesa San Giuseppe, è stata fatta ieri verso le 9 la raccolta, la mancata raccolta del RSU sta creando gravi problemi di natura igienico-sanitaria, percolazione, odore nauseabondo, invasione di insetti e topi, si chiede alla signoria vostra l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica e ambientale. Noi l'abbiamo detto e corrisponde a verità che noi abbiamo contattato anche altre aziende per la raccolta. Perché muoviamo da questo assunto? Nel momento in cui paghiamo, è giusto che qualcuno fornisce il servizio. Quindi se il servizio viene pagato, qualcuno lo deve fare. Se non lo fa A, lo deve fare B. L'oggetto di questa conferenza stampa era sì andare a premurarci di precisare quanto noi abbiamo pagato, che è stato anche detto, ma ci preme andare a segnalare e notiziare per il vostro tramite anche le contestazioni che abbiamo fatto per i giorni 26, 27 e 28 agosto ad ASED, comunicate regolarmente, giusto, sono state comunicate ufficialmente, la mancata raccolta, il mancato servizio in questi tre giorni, per i giorni 26, 27 e 28, è pari a 7.275 euro. Questa è la contestazione e l'addebito che noi, prima la contestazione e poi l'addebito. La contestazione è stata anche comunicata, dove veniva contestata la mancata raccolta in tutte le zone di merito, o il mancato servizio di raccolta area mercatale, la mancata raccolta di rifiuti ingombranti, eccetera, eccetera. Io ho chiaramente riesco a fare anche un conticino scarno e semplice. 7.000 euro per tre giorni di mancata raccolta sono molto pochi perché se il rapportiamo all'intero importo sono meno di 2.500 euro al mese e poca cosa, al giorno, poca cosa. Perché qua la sanzione per un disservizio del genere doveva essere ma abbastanza più alta. Non c'è sanzione in realtà, c'è una contestazione che è addirittura inferiore alla somma giornaliera che noi paghiamo, la mancata. Quindi vabbè, su questo ritorniamo sui conteggi, vediamo il da farsi. È chiaro che abbiamo trovato
qualcosa di anomalo nel capitolato, nel progetto stesso. Questa è una valutazione personale. Andiamo a sindacare per quello che possiamo sindacare su questo. Però, noi siamo pronti a tutto. Ora ci è stata anche comunicata addirittura una posizione di sindacato USB, ci dice che richiesta esplicitamente obbligo di conciliazione per una mancata corresponsione delle mensilità ai lavoratori ASED. Addirittura ci è stato detto che detto verbalmente e comunicato ufficialmente con una nota del sindacato USB Aurelio Monti, nella persona di Aurelio Monti, che alcuni lavoratori, o buona parte, non lo specifica, per noi, così come è scritto, tutti i lavoratori, hanno un mancato pagamento di 8 mensilità. C'è il nostro tecnico, l'ingegnere Rodin, che in questo momento va a svolgere le mansioni di responsabile di questo servizio, e se non sbaglio siamo pronti per comunicare ad ASED che stiamo attivando quello che è l'articolo, ora se non ricordo bene, se non ricordo male, il 235 del 2000 dell'articolo 13, che consente al responsabile del servizio del procedimento, ingegnere Rodà, di diffidare l'impresa a pagare, quindi diffidare ASED al pagamento di tutte le mensilità. E se entro 15 giorni questo non dovesse essere, quindi i lavoratori non dovessero percepire gli arretrati, l'ingegnere Rodà può stornare le somme che devono essere pagate ad ASED, questo lo dice il regolamento nazionale, e pagare direttamente. Questo è quello che come amministrazione intendiamo tranquillamente caldeggiare. L'ingegnere Rodà non ha bisogno di suggerimenti, noi siamo decisamente per la parte dei lavoratori, siamo dalla parte dei lavoratori e senza ombra di dubbio. Aspettiamo con fiducia che ci venga comunicata la convocazione da parte del prefetto. In prefettura non è la prima volta che il comune di Merito si recherà. Ci è passata l'amministrazione Aria, ci è passata l'amministrazione a guida Costantino, e non abbiamo paura, per l'amor di Dio, anzi abbiamo chiesto noi un incontro al prefetto, l'abbiamo chiesto più volte, lo richiediamo noi con forza, anche per altre problematiche, non solo per queste, perché intendiamo dare, come abbiamo detto, un'inversione di rotta a questa amministrazione. E veniamo anche al motivo per cui abbiamo inteso disturbarvi e abbiamo inteso scomodarvi. Noi abbiamo ricevuto due PEC da parte del responsabile di ASED, a firma del signor Rosario Azzarà, il dottor ragionier Rosario Azzarà. Sono due missive che onestamente ci lasciano un po', non l'amaro in bocca, però onestamente personalmente mi hanno mortificato parecchio, mi hanno offeso, hanno offeso la mia persona. Io non faccio un torto a nessuno, io dico e leggo alcuni passaggi, ve li possiamo tranquillamente consegnare, sono atti ufficiali. Il pregiatissimo sindaco scrive nella prima mail del 27, il riscontro alla vostra, l'oggetto il riscontro due mail, perché noi contestavamo il fatto che del mancato pagamento, che non abbiamo dato nulla, eccetera, eccetera. Pregiatissimo sindaco, questo è un paese di poche anime e ci conosciamo tutti, oltre si dice. Per cui, mettendo in pratica la classica furbizia dei politici, vengono diffuse notizie del tipo: ho parlato con i carabinieri, e questo è assolutamente vero, ho parlato con il capitano e con il comandante di stazione della problematica,
come se dovessero arrestare qualcuno. Noi non abbiamo chiamato, non abbiamo questi poteri, non abbiamo queste ambizioni o queste velleità, né intendiamo far arrestare qualcuno. Non è questo il nostro ruolo e il nostro compito. Dice, oppure dopo l'orario di invio della sua mail ho chiamato un'altra ditta. È vero, abbiamo acquisito la disponibilità di un'altra azienda, perché se ASED continuava a non ottemperare alla raccolta, noi mica potevamo lasciare la spazzatura in giro. È un problema di igiene ambientale, è un dovere di questa amministrazione, del sindaco, e contemporaneamente è un dovere e un obbligo, più un obbligo che un dovere. Come se i soci o il sottoscrittore si scandalizzassero di ciò, anzi sarebbe auspicabile, per essere chiari, il sottoscrittore avrebbe provveduto immediatamente al suo posto e non ora, ma alla data di ricezione della lettera di comunicazione di risoluzione di contratto. Queste notizie non modificano assolutamente le decisioni assunte dalla società. Sindaco, scrive il signor Azzarà, evidentemente lei soffre di memoria e o di incoerenza, come le è stato anticipato nella precedente mail. È un guaio per l'uomo che dice A, che pensa A, dice B e fa C. Questo dice Azzarà, per quanto riguarda la persona del sindaco. Cosa ha pensato? È possibile saperlo. Tutt'al più si può immaginare che abbia detto ho chiamato un'altra ditta e poi di fatto abbia chiamato la nostra società. Non è un buon auspicio per la governance dell'ente, eccetera, eccetera. E questa è la prima. Allora, ce n'è stata una seconda in risposta, riscontro nota a firma del sindaco, e la nota del sindaco non è a firma del sindaco, è una nota che scrive il sindaco del 26 agosto 2015. Io non ve la leggo perché è tutta, sono tre pagine, ci sono alcuni conteggi, eccetera. Dice, con quale imbroglio amministrativo il Comune di Melito ha pagato somme non dovute se sono di spettanza della mia società? Ma quali finanziamenti regionali se il Comune non ne ha, a quanto mi risulta, percepito neanche uno? Ritiene giusto, tre, questi sono i punti che elenca, ritiene giusto pretendere a una società alla quale sono stati affidati servizi per 5 anni e che vanta crediti che quasi superano 2 anni di attività, se non più, debba pagare gli oneri di discarica? Notiamo che tra il punto 1 e il punto 3 c'è una certa, diciamo, incoerenza. Ritiene giusto che il Comune di Melito, sordo alle lettere che denunciano lo stato grave in cui versa la mia società a causa dei mancati pagamenti, imponga? Noi semmai richiediamo, non imponiamo nulla. E il contratto che ha sottoscritto ASED, che lo obbliga a non interrompere il servizio, quindi noi non imponiamo niente, semmai chiediamo il rispetto di un contratto, l'assoluto rispetto, così come chiediamo a tutti quanti l'assoluto rispetto di tutte le regole per continuare a camminare nell'assoluta legalità, perché Melito, e lo diciamo per l'ennesima volta, è il comune più attenzionato d'Italia e noi vogliamo che questa attenzione rimanga, ma vogliamo far ritornare Melito un paese normale. Questo è l'obiettivo per cui noi ci siamo candidati e questo è l'obiettivo per cui noi ci stiamo spendendo quotidianamente. Melito deve essere a condizione familiare. Melito, e lo vogliamo con tutte le nostre forze, deve essere una famiglia e si deve ragionare come una buona famiglia, come un buon padre di famiglia. Questo sarà il mio, diciamo, percorso da qua ai 5 anni che ci stanno, 4 anni e 9 mesi che ci stanno davanti. Non ritiene giusto che un'istituzione come il Comune di Melito, prima di alzare il dito accusatorio, debba prima guardare a se stessa e chiedersi se gli adempimenti contrattuali previsti siano stati rispettati, eccetera, eccetera. Dopodiché ribadisce ancora una volta, premesso che durante l'iter io ho anche incontrato personalmente il signor Azzarà, al quale ho ribadito il rapporto tra me e lei, signora Azzarà, sarà sempre quello del sindaco Meduri
capo di questa amministrazione, e ASED amministratore di un soggetto che ha appaltato un servizio, e non sarà mai diverso. L'amicizia, il rispetto, questi sono aspetti che devono essere lasciati fuori. Non si può ragionare o non si può pensare di far ragionare altri in questi termini. Non ci può essere confusione e non si può innescare alito a sospetti, non esiste. Noi siamo per un solo dire, noi pensiamo una cosa, facciamo la stessa cosa perché la diciamo e crediamo in quello che diciamo e facciamo quello che diciamo. Il signor Azzarà dice ancora una volta, sindaco Meduri, nella vita ci vuole coerenza, quindi mi dice che sono incoerente. Guai all'uomo che pensa A, dice B e fa C. Sindaco Meduri, lo sa bene che sono stato personalmente, ribadisco personalmente, e non come amministratore della società, in quanto quest'ultima è di sopra di tutto e di tutti, avverso alla sua candidatura. Vabbè, lo vuole precisare, lo sapevano tutti che Azzarà stava con un'altra lista e non con la mia, anche se l'altra lista dice che non è così. Lo scrive ASAD, quindi lo scrive Azzarà, quindi ripeto, sindaco Meduri, nella vita ci vuole coerenza, guai all'uomo che pensa A, dice B e fa C. Sindaco Meduri lo sa bene che sono stato personalmente, ribadisco personalmente, non come amministratore della società, in quanto quest'ultima è al di sopra di tutto e di tutte, avverso la sua candidatura. E una volta eletto ho anche espresso il mio augurio di buona conduzione dell'ente, che non è la controparte o il tiranno del popolo o delle imprese contrattualizzate e non, e che finite le elezioni, come mio costume, rispetto chi rappresenta le istituzioni. Ovviamente se li sa e li rappresenta in modo degno e onorevole. Spero tanto di poter continuare a rispettare chi in questo momento rappresenta la prima istituzione, la più vicina allo Stato, ai cittadini, dello Stato ai cittadini. Adesso c'è un passaggio che ho rimarcato e per il quale ho chiesto chiarimenti al comandante di stazione dei Carabinieri. E questo è un passaggio e un interrogativo che io faccio al signor Azzarà, se ci vuole rispondere, altrimenti io, se non rispondo ufficialmente con tanto di nota scritta, io mi troverò costretto ad andare avanti. Ho già notiziato i Carabinieri di questo, con i quali abbiamo anche avuto, diciamo, ci sono anche interfacciati con ASED, però a me non basta che mi venga riferito per telefono o oralmente. E questo è il passaggio significativo, e questo è un passaggio su cui io chiedo che vengano fatti i lumi. Perché il fatto che mi dice che sono incoerente, che dice una cosa, che faccio un'altra, ci può anche stare, mi potrebbe anche stare bene, perché io dico sempre che le azioni sono di chi li fa. Bisogna sempre, e per mio costume l'ho sempre fatto, ritengo di poter dire che questa amministrazione ha il coltello dalla parte del manico e non intende lasciarlo. Mai lasciare il coltello dalla parte del manico non all'avversario, ma a chi ti sta di fronte, che potrebbe anche in quel momento essere un nemico, ma diventare un nemico. Il passaggio significativo è questo, signori. Vi credo e vi chiedo di interrogare su questo il signor Azzarà. Sindaco, scrive Azzarà, ho i capelli bianchi e forse qualche su sicuramente. E qualche anno più di me, e lo dice la scheda anagrafica, ce l'ha, sicuramente avrà molta e tanta più esperienza di me, per l'amor di Dio, gliela riconosciamo, gliene diamo atto, però nessuno può scrivere e far finta, pensare che chi sta dall'altra parte faccia finta di niente, quello che vi sto per leggere, e lo diciamo una volta per tutte. Sindaco, ho i capelli bianchi e forse qualche suggerimento me lo posso permettere. Non si faccia prendere la mano, suggerite soluzioni da chi ha mandato senza colpe in galera il suo predecessore. Se non avete preso appunti ve lo ribadisco e lo rileggo. Sindaco, ho i capelli bianchi e forse qualche suggerimento me lo posso permettere. Non si faccia prendere la mano, suggerite soluzioni di chi ha mandato senza colpe in galera il suo predecessore.
Io voglio sapere, e lo voglio sapere non come Peppe Meduri, ma come sindaco di Melito, perché è giusto che la città di Melito sappia contro chi, perché se lo dice evidentemente deve avere delle notizie, deve avere delle certezze, almeno che poi io ritengo che sia una persona come tante altre, una persona come me, come l'assessore, come il responsabile del settore finanze, come il responsabile né più né meno, però una persona che scrive queste cose non si può limitare, che faccia denuncia, che mi dica, così almeno io mi posso pure guardare, io non lo so a chi fa riferimento, però detta così è un po' non faziosa, ma lascia spazio a tanti pensieri e credetemi anche a tante preoccupazioni, perché non vi nascondo che io sono molto preoccupato, sono molto preoccupato per quello che stiamo tirando fuori dentro quest'ente. Non sono assolutamente preoccupato per il ricorso. Ho messo in conto tutto quando mi sono candidato a sindaco. Sapevo benissimo di essere attaccato personalmente e lo sono. Ci sono atti che non vi partecipo, ma che vanno in questo indirizzo. Sapevo benissimo che ci saranno tante lettere anonime, saranno benissimo che ci saranno tanti pettegolezzi, saranno benissimo, so benissimo che ogni minimo respiro mio sarà monitorato, so benissimo che la mia vita privata è finita, ma l'avevo messo e l'ho messa in conto. Mi angoscia un po' il fatto e mi preoccupa l'aver parcheggiato totalmente la mia famiglia, perché gli affetti familiari dovrebbero venire al primo posto. Io l'ho trascurato. Io ricordo quando ho rimproverato il sindaco Costantino, gli ho detto la famiglia viene prima di tutto, però non ho il dono dell'ubiquità. Io sto passando molto tempo davanti alle carte. L'altra sera è venuto il vice sindaco con un malloppo di carte, perché io sono mancato per qualche paio di ore. Vice sindaco, ci dobbiamo vedere, ci vediamo alle 7. Ci vediamo alle 8, ci vediamo alle 9, ci vediamo tra un'ora, bene, ci siamo seduti in una pizzeria alle 11. Io non avevo cenato, non ho cenato, mi sono preso una bottiglietta d'acqua e mi passavo le carte e lui mentre mangiava mi spiegava quello, o meglio, ci confrontavamo su tante carte. Allora concludo quello che scrive, così lascio spazio alle vostre domande. L'ente non va gestito con cattiveria, con la cattiveria che si annida all'interno. Quindi, dottoressa Sgallato, ingegnere Rodà, credo che investa anche un po' tutti i funzionari questa missiva, tutto il personale che mi onoro in questo momento di rappresentare e guidare come sindaco, perché ho chiesto e richiedo sempre a tutti quanti un'inversione di rotta che per buona parte, per la stragrande maggioranza dei dipendenti e dai dipendenti, questa inversione di rotta sta avvenendo. Io riconosco e ringrazio i sacrifici anche personali e familiari che sta facendo l'ingegnere Rodà. L'ente non va gestito con cattiveria, non c'è cattiveria in questa amministrazione, non ci sarà mai. E non permetteremo mai a nessuno di essere cattivo. Se mai dovessimo scoprire un pizzico di cattiveria, state tranquilli che interverrò in maniera seria. La cattiveria che si annida all'interno è spesso pure per incompetenza, ma con la saggezza di buon padre di famiglia. Io ho una tradizione, i miei genitori sono il mio esempio, la mia guida, la mia colonna portante. Non permetto a nessuno di offendere la mia e le famiglie di chi mi sta accanto. E vi dico l'ultima, noi stiamo ragionando tantissimo come amministrazione, come giunta, come maggioranza. Ci stiamo confrontando con i nostri funzionari, abbiamo
un contenzioso con l'ASP che sfiora il milione di euro, debito che l'ASP deve al Comune di Melito e già a cartella. Ieri sul giornale sono state cadenzate le modalità con cui verranno pagati questi debiti. Speriamo, anzi non dico che ne siamo certi, speriamo che molto velocemente, e confidiamo perché è un debito che l'ASP ha, noi abbiamo anche con la Regione, l'ASP è un settore della Regione, avevamo pensato a una compensazione, non è possibile. Noi dovremmo, usiamo il condizionale, avere questo milione di euro, milione e rotte, sbaglio dottoressa, è così? Le abbiamo quantificati qualche giorno fa, daremo comunicazione all'ASP di queste somme, l'avevamo già chiesto al dottore Giuffrè, a qualche consigliere regionale, al presidente Olivero, perché non è giusto che l'ASP, dovete sapere, dal 1996, anno più anno meno, che non paga alcuni servizi e non possiamo permettere a nessuno quasi 20 anni di servizio non pagati. Non è giusto che deve essere così. Se noi arriviamo, perché la scommessa è sull'igiene, la scommessa è sul decoro. Questa è una partita, è un contenzioso che va avanti da tantissimi anni. Questo cordone ombelicale va tagliato. L'ha affrontato l'amministrazione Aria, l'ha affrontato Costantino. Io, e questo è il nostro impegno, l'avevamo comunicato ad ASED, evidentemente ASED ha voluto non sentire, perché a differenza di quello che si dice, noi avevamo assunto un impegno di dare comunicazione a ASED di un incontro entro il 31 agosto, non appena avremmo avuto un nuovo responsabile, non per fare un torto assolutamente all'ingegnere Rodà, e riconosciamo l'impegno, la dedizione, i sacrifici che sta facendo e l'abnegazione con cui svolge il lavoro. È una partita abbastanza seria, ASED reclama quasi 4 milioni di euro, noi ci stiamo lavorando, io vi dico che avremmo già potuto chiudere l'intera partita, ingegnere Rodani, stiamo temporeggiando perché i conti e la verità, io quando dico che la verità non è solo una, c'è la verità assoluta. Ma se io dico una cosa non è la verità, è la mia di verità, la verità che racconto. Poi c'è la verità dell'assessore Sergi, c'è la verità dell'ingegnere Rodà, c'è la verità della responsabile del settore, la propria verità, che non è quella assoluta, o meglio le proprie ragioni. Bisogna fare un confronto e noi ci siamo impegnati con questo, con ASED. Non ha aspettato il 31, ha interrotto il servizio prima, dicendo, mi ha chiamato sul telefonino, c'è qualche messaggio ironico, ho visto la tua, punto interrogativo, nota. Cioè, quindi se io ti mando una lettera, tu metti in dubbio che questa nota sia mia. E non è rispettoso, perché prima di tutto, o meglio potrei dire anche che non rientra nei canoni, perché uno può anche non rispettarmi, per l'amor di Dio, non è che pretendo il rispetto, però mettere in dubbio anche che la tua nota con un punto interrogativo lascia spazio a un certo amare in bocca. Allora veniamo a quel milione di euro che noi speriamo di incassare. Noi abbiamo fatto un po' di conti, abbiamo fatto anche un monitoraggio su quanto costa la differenziata, perché è là che ci dobbiamo arrivare e dobbiamo arrivare velocemente alla differenziata. C'è una gara per questo, differenziata spinta porta a porta, è stata aggiudicata in via provvisoria, le ditte che hanno partecipato sono due, non sappiamo se siamo ancora nei tempi della seconda che faccia ricorso alla prima, però non abbiamo firmato alcun contratto e fino a quando non viene firmato il contratto ci può anche essere una soluzione diversa. La soluzione diversa è che il Comune di Melito sta anche pensando a una gestione in proprio della raccolta porta a porta. Se questo comporterà un risparmio rispetto all'importo che è stato messo a gara d'appalto, che è di circa 1,4 milioni se non sbaglio, allora iniziamo a continuare il ragionamento che stiamo già facendo. Quindi
Non siamo un'amministrazione di giovani di belle speranze, non siamo un'amministrazione che ha tanto da imparare, anche se riconosciamo, siamo pronti a riconoscere i nostri limiti e lo diciamo, che rincorriamo il sapere quotidianamente. Sicuramente abbiamo tanto da imparare perché l'età anagrafica gioca anche dalla nostra parte. Io non mi sento né vecchio né giovane, sicuramente se il Signore mi dà, e come lo auguro a tutti, la salute, nella mia squadra ci sono tante persone, o quasi la totalità delle persone, che davanti a sé hanno più domani che ieri. Forse per me è un attimino diverso, ho 48 anni, non mi sento di poter dire a cuor leggero che ho più domani che ieri. Forse per me è un discorso diverso, però per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, Elena Zappia, Mimmo Marcianò, Patrizia Crea, e una squadra vera, l'assessore Sergi, il mio coetaneo, gli auguro sicuramente di avere tanti domani, molti di più che ieri, e quanto vuole il suo cuore, perché il mio cuore è vicino al cuore di tutti i miei consiglieri, di tutti i miei assessori e di tutte le persone di merito. Io non devo aggiungere altro, penso di essere stato abbastanza esaustivo, sono qua e siamo qua per rispondere a qualsiasi altra domanda. Sbagliare è umano, possiamo pure sbagliare, ma sicuramente in buona fede e con umiltà siamo pronti anche a riconoscere i nostri errori. Non saranno errori che vanno verso la direzione o per creare un ingiusto guadagno a qualcuno, questo scordatevelo, e se lo possono scordare tutti. Qualsiasi intervento stiamo facendo, e vi do un numero, noi siamo a 109 riparazioni con i nostri operai e oggi è il 12° giorno che siamo senza mezzi nel settore tecnico, ingegnere Rodà. Bene, qualcuno dice ti saresti potuto programmare, se a questo qualcuno rispondiamo vieni, ti diamo la facoltà di poterti sostituire, ci fai la pratica, se è una pratica che è fattibile stai tranquillo che siamo pronti non solo a farti l'applauso ma a riconoscere i nostri limiti e i nostri errori. Non è così, non è così semplice, stanno piovendo centinaia e stanno emergendo centinaia di anomalie. Io vi dico che stanno saltando tantissime pratiche fuori di gente che non paga le tasse. Il mercato, mercoledì prossimo ci sarà un grande controllo, partiranno tante revoche nell'area mercatale, partiranno tanti controlli per l'acqua, per la TARSU, sugli immobili che non sono accatastati. Quindi io vi sto lanciando dei messaggi per far capire quello che noi non stiamo già valutando e stiamo già riscontrando: immobili non accatastati, denunce di spazzatura non fatte, allacci di acqua abusiva. I controlli sono partiti, anche se in questo momento sono silenti e invisibili, però ci stanno, e l'abbiamo fatto sugli extracomunitari residenti a Melito, sono circa 200, l'abbiamo fatto sui mercatali, sono 90 stagionali e pagano molto ma molto pochi. Non è giusto che io pago e altri 10 non pagano, questo è il rapporto, signori, questo è il rapporto sia per gli extracomunitari. Metteremo mani ai regolamenti, li rivediamo tutti, li rivedremo tutti, chiediamo con forza una partecipazione corale. Signori, e quanto? L'ultima cosa, l'attacco è giusta la comunicazione, però vi prego, prima di scrivere sulla stampa, c'è il sindaco, c'è la maggioranza, ci sono gli uffici, informatevi. Ieri c'era l'articolo sull'ascensore, c'è quell'articolo, dice l'ascensore era stato riparato 2 giorni prima, l'ascensore è stato riparato senza alcun costo, nel senso era la scheda bloccata, però il retroscena, non il retropensiero, quello che sta dietro l'ascensore, ve lo dico io, ci sono 16.000 euro di fatture non pagate per l'anno 2013 e è giusto che chi lavora deve essere pagato.
Signori, al Comune di Merito non funzionava così. È chiaro che le difficoltà si sommano uno dietro l'altro. Noi il pozzo di San Patrizio non ce l'abbiamo. Se qualcuno ci sa indicare la strada e c'è realmente un pozzo di San Patrizio, corriamo dietro questa via che ci viene indicata. Grazie, signori. Sindaco, allora... non per forza sindaco, c'è l'assessore, sì, c'è l'ingegnere. Siccome ha parlato lei per parecchio, e per la verità io sono un po' confuso. Lo dico perché non vorrei poi confondere i cittadini che devono ricevere questo messaggio. Perché in questo messaggio sembrerebbe che ci sia un messaggio trasversale finalizzato a più indirizzi. Infatti lei stesso chiude dicendo io sto lanciando dei messaggi. Ora, siccome una conferenza stampa si ha un tema e doveva essere per fare l'ASED, poi siamo andati a parlare di tutto, lei può fare come meglio crede, però una cosa che dobbiamo tutti capire è che questo è il messaggio che lei voleva dare ai cittadini stamattina, qual è? È quello dell'evasione fiscale? No, il tema rimane ASED. Rimane ASED, allora il tema è ASED. Sì. Quindi il resto è una chiacchierata, visto che ci siamo trovati qua. Chi vedrà il video capirà. Chi vedrà il video capirà. E allora, beati quelli che sono più intelligenti di noi. Il problema è uno soltanto, sindaco. Problema ASET, allora. Tutto il resto abbiamo detto che non c'è. È una telenovela alla quale noi assistiamo anche da quando Meduri non era sindaco. Quando ci sono le mie interpellanze. Ci sono le mie interpellanze del 2007. No, io voglio stare all'ultima alla commissione straordinaria che ha gestito il Comune, perché la giudico terza rispetto alla politica, alle interrogazioni sue o di qualche altro. No? È una matassa che non si riesce mai a capire da quale parte sta la verità. Ora, la verità però, quella che le dicevo, ognuno ha la propria verità e poi c'è la verità assoluta. La verità, quando si tratta di contabilità, di contratti, di commesse, la verità non può stare nelle chiacchiere, ma deve stare nelle carte, nei fatti. Io non capisco perché questa matassa va avanti da decenni e non si riesce a capire se è vero che ASED ha vanta un credito nei confronti del Comune, io ripeto le cose che ha detto lei, di 4 milioni di euro, 4 milioni, 3, 6. Di quello, le cose, che le notizie che abbiamo avuto stamattina, oppure no. Ma che sia meno o vero, io credo che non l'abbiamo risolto stamattina con la conferenza attraverso la quale lei manda il messaggio a ASED o a Zarà, quando lei dice vogliamo tagliare questo cordone umbilicale. Io non capisco, quando c'è un cordone umbilicale vuol dire che c'è la mamma e c'è un figlio. Vorrei capire che la mamma e che il figlio, per esempio, no? E cioè, siete voi che state allattando il figlio o viceversa il figlio che allatta la mamma, perché se no qui c'è confusione. Finisco. Poi il fatto di chiamare in continuazione in causa il prefetto, i carabinieri, le forze dell'ordine, cioè sembrerebbe che in questo comune non ci sia la maggiore età, cioè non siamo in grado di amministrare secondo le regole, i regolamenti, secondo i contratti, nel rispetto delle regole. Quando lei si appella sempre alle regole e poi però deve citare il capitano o il carabiniere, probabilmente le regole non sono regole che possono essere far rispettate dal maresciallo, cioè quelle di Azzarà, ma lei deve rispettare Azzarà. Se Azzarà non le rispetta, io credo che l'amministrazione comunale non debba solo dire vabbè, voglio tagliare il cordone umbilicale. Prima di tagliarlo e prima di dire pago direttamente ai dipendenti, cosa secondo me, per l'esperienza sindacale che ho, molto difficile, molto pericolosa, è vero che se ci sono 8 mesi di mensilità arretrate è una cosa molto seria, ma se ci sono 4 milioni di euro è una cosa molto seria pure quella. Allora,
Scusi Sindaco, la domanda che le voglio fare. Lei si è seduto assieme ai suoi tecnici, quindi alla Sgallato, insomma, quelli del suo ufficio, e dall'altra parte ai tecnici della ASED, per una volta per tutte, con queste tabelle in mano, a verificare quanto è esattamente, perché noi stamattina ai cittadini vogliamo dire: abbiamo questo debito con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, oppure abbiamo quest'altro? Perché ancora oggi noi non sappiamo che debito abbiamo, non lo sapevamo prima della campagna elettorale, sono passati 90 giorni che lei è sindaco, non lo sappiamo oggi. Allora io vorrei dare un messaggio oggi ai cittadini chiaro, inequivocabile, che non può essere soltanto il messaggio che lei sta mandando da una parte all'ASET, da una parte alla caserma dei carabinieri, dall'altra ai cittadini che non pagano le tasse, ma deve essere invece un messaggio fatto di cifre, cioè proprio devo odorare di numeri, non può essere diversamente. Io ti devo dare 1.000 euro e non 3.000, oppure te ne devo dare 4.000, tutto qua. Perché se una volta per tutte la contabilità, non credo che ci sia tanto da giocarci attorno a queste cose, le contestazioni se ci sono, ci sono. Allora, se possono essere sottratte te lo dice il contratto, poi se ce l'ha abitato intanto le caccio, cioè, però una volta per tutte diteci qual è il debito del Comune di Melito con la ASED oggi. Posso? Perché se no non riusciamo a capire. Posso? Allora, intanto c'è da dire che qualsiasi missiva fatta da ASED è indirizzata per conoscenza alla Giunta Comunale, ai consiglieri comunali, a Sua Eccellenza il Prefetto, Procura della Repubblica, Comando della Polizia Municipale di Melito, Compagnia Carabinieri di Melito. ASED descrive, noi non possiamo tacere, fermo restando che giustamente, come dice lei e per legge, il rapporto è tra il Comune di Melito e ASED. Noi abbiamo inteso rispondere e dire al prefetto, dire al capitano dei carabinieri, dire alla procura: guarda che questo è il, diciamo, il bando della matassa, questa tela di Penelope non può andare all'infinito. Noi è 3 mesi dal primo giorno, dal primo incontro, o meglio una delle prime persone che si è seduta nella scrivania del sindaco, davanti alla scrivania del sindaco, è stato il signor Azzarà, il quale è venuto e mi ha detto: firma che cosa? Lasciala al protocollo, quando mi arriva guarderò e valuterò. Mi notiziava di questo debito. Allora, ve lo dico, noi non vogliamo anticipare nulla, noi i conteggi ce li abbiamo chiusi. Allora, vi chiedo scusa, non è detto che ci debba essere per forza un debito rispetto ai 4 milioni di euro. Allora, il mio, giustamente, così come conclude il signor Azzarà, tanto di spontaneo mi è venuto di scriverle, per il resto mi affido ai miei legali. Allora, il debito o il credito che c'è tra il Comune di Melito e ASED mica lo stabilisce il sindaco o l'assessore Ramo, per l'amor di Dio, non, assolutamente non è così, chiariamolo. Il sindaco recepisce e deve recepire, guai se fosse diversamente. Sono venuto a guardare i conteggi, a interloquire, sono venuto mai nei vostri uffici. Allora, le carte e l'impegno che questa amministrazione ha era quello di recepire le richieste di ASED, di fare i propri conteggi. E ieri siamo con i nostri conteggi. Dopodiché abbiamo detto ASED, quando siamo completi, quando abbiamo il nostro tecnico, un altro tecnico, a supporto della struttura che abbiamo, ci sediamo e confrontiamo i conteggi. Tu dici A, tu dici il Sole, noi diciamo la Luna, può darsi che a tutte e due converrà Marte. Allora, vi posso dire che il debito non è quello che dice ASED, non è assolutamente quello che dice ASED, anzi tutt'altro. Lo scenario onesto... E 2, 3, 2, 1, e niente. E il sindaco, guarda, dalle carte... Io non ho conti correnti e bancari, no?
consigliere bancario, se io consigliere ho un saldo immobiliare, non è possibile che l'ufficio non sappia. Non mi sembra, io le ho detto, le ho fatto qualche anticipazione, lei da persona intelligente per come la reputo dovrebbe aver già colto, se io le dico ASED dice di avere un credito ma potrebbe anche avere un debito, quindi no, io non le dico, io le sto dicendo, potrebbe, siamo nel condizionale, sicuramente i numeri che dice ASED non ci sono sicura, e c'è un'altra, anche un'altra grande verità le posso dire, e lei sa come me, come cittadino, non abbiamo le carte, quante volte il servizio è stato interrotto. Io le posso dire... Ma i cittadini quando viene interrotto quel servizio devono pagare? I consigliere Vinci, il consigliere Vinci, dottore Vinci, dottore Vinci, mi senta. Lei sa, anche se non ce l'hanno dato, glielo do io qualche numerino. Dopo 21 giorni è stato svuotato il cassonetto a pentidattilo. Dopo 21 giorni, che se ne possa dire? Il sindaco, l'assessore e la propria agendina, il proprio monitoraggio lo fanno a prescindere dagli uffici. Ringraziano gli uffici, l'ufficio anche per la collaborazione, tutti il corpo dei vigili urbani. 21 giorni, non lo so se è stato svuotato oggi, se sono stati svuotati i cassonetti di Brunella. Non aspettiamo il cittadino di Brunella che ci fa la segnalazione, c'è chi riesce a guardare, e da lunedì l'altro che i cassonetti a Prunella non vengono svuotati, è stata fatta la pulizia attorno ai cassonetti. Allora, di fronte a questo stato di cose, noi intendiamo porre la parola fine. Consigliere Vinci, questi conteggi, per una correttezza nostra, intendiamo prima comunicarli ufficialmente ad ASED, perché sarebbe una mancanza di rispetto, una caduta di stile, darli alla stampa prima che darli ad ASED. Noi li giriamo ad ASED. Chiediamo il tavolo tecnico di confronto, perché non è detto che i nostri conteggi siano la verità assoluta. Può darsi sì, che qualcosa... Cosa che non capisco, come fanno i conteggi a non essere verità assoluta? Cioè, allora, questo... allora, le posso dire che c'è una forbice, che c'è una forbice, consigliere Vinci, che non c'è una forbice che ha una percentuale minima. La forbice... tra i conteggi di ASED e i conteggi dei miei uffici, la forbice, consigliere Vinci, la forbice, glielo descrivo con un aggettivo, la distanza è abissale, quindi di fronte ai conteggi che i miei tecnici mi hanno portato, io le dico che con ASED non troveremo sicuramente il punto d'incontro, mi auguro che non sarà così, però di fronte a questi conteggi le posso dire che non ci sarà un punto d'incontro per quanto riguarda l'amministrazione, se quelli sono i conteggi. Perché di fronte ai conteggi io vi dico che guardando, e mi limito, perché ho sempre detto che di conteggi qualcosina riesco a capire, ma ogni tanto amo spogliarmi dal ruolo di ingegnere e dico che faccio lo stretico, e quindi questi conteggi me li faccio spiegare. Siccome c'è molta distanza, ma molta distanza, anzi la distanza ho detto che è abissale, la cosa mi preoccupa. E allora qua dovrà intervenire ope legis qualcuno che tagli il colmone, è l'unico del tribunale secondo me. Allora mi chiedo come mai, se c'è tutto questo contenzioso, ASED non ha mai messo la parola fine, il punto. Io come ASED sono innamorato del mio paese, lui lo scrive, io lo dico. E almeno lo sono innamorato quanto l'amministratore di ASED del mio paese, e intendo mettere la parola fine. ASED sicuramente ha avuto la possibilità, ma non l'ha fatto da più di 10 anni a sta parte, quant'è che sono, noi è 3 mesi, io le dico che noi questa parola fine la mettiamo, e velocemente pure, dopodiché piaccia o non piaccia, o si trova il punto d'incontro o c'è il tribunale che sarà sovrano. Però intendiamo tagliare, intendiamo proprio recidere questo cordone ombelicale, e sicuramente non aspetteremo, perché la proroga, la gestione del servizio è fino a quando parte la differenziata. La differenziata deve partire, e deve partire velocemente, perché è l'unico modo per far respirare questa città.
città di cui noi siamo innamorati. Se ci sono altre domande. La differenziata, noi abbiamo in questo momento l'aggiudicazione provvisoria, non abbiamo notizie scritte, però stiamo monitorando, ci è stato riferito telefonicamente che l'aggiudicazione provvisoria è stata fatta e dovremmo partire da notizie entro fine anno. Noi cerchiamo di andare ad abbattere non il giorno, addirittura l'ora, il secondo, il minuto, per finita l'estate, sono finite le vacanze, lunedì torneremo alla carica con la SUAP dove giace questa gara. Nel momento in cui questa gara viene affidata, non è detto che noi facciamo il contratto, possiamo pure ragionare in altri termini, perché fino a quando non c'è una firma sotto l'altra, il contratto non è posto in essere. Quindi noi quella gara la potremmo pure mandare a carte 48. Questo mi hanno detto i miei tecnici, i miei legali, quindi... Io continuo sempre a chiedere qual è il saldo. Cioè, qual come è? Dire, io ho un conto in banca, no? Dottore Vinci. Scusi, io ho un conto in banca. Ci sono, allora, l'ufficio non lavora bene, scusi. No, lavora benissimo. Ho l'ufficio che tiene questa, la contabilità. No, la contabilità, no? Ogni volta che paga la fattura mette meno, no? Dare avere il saldo. Allora, non è così. Sembra quanti sono le... Oh, bravo, finalmente siamo arrivati. Quante sono le contestazioni rispetto al totale? Consigliere Vinci, rispondi il sindaco a questa domanda e le dico. Abbiamo chiuso i conteggi, li abbiamo chiusi ieri sera, e gli ho detto, all'ingegnere Rodà. Sono segreti oppure? No, no, non sono pubblici, altrimenti ve l'avremmo dato copia. Io vi ho detto. No, 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 allora, consigliere dottore Vinci, le chiedo scusa. Lei non mi farà mai anticipare quello che non è corretto anticipare, sa perché? Perché siamo delle persone serie e rispettose. Noi abbiamo detto facciamo i nostri conteggi, ricevuti i vostri, facciamo i nostri e andiamo a un confronto. Se è possibile trovare una soluzione daremo comunicazione, altrimenti voi rimanete delle vostre convinzioni che noi rimaniamo delle nostre. Siccome le dico che la distanza è abissale, ma abissale. Allora, e allora, consigliere, dottore Vinci, eccoli i conteggi. Dottore Vinci, i conteggi sono qua, eccoli qua. No, no, ci sono le contestazioni, come? Tra i 4 milioni di credito che vanta l'ufficio di valutare Asi. Dottore Vinci. Ma ci sono 4 milioni di contestazioni. Dottore Vinci. Dottore Vinci. Dottore Vinci, io le ho detto. Lei, diciamo, da ottimo, mi correggo, giornalista, da sindacalista, incalzante, lo capisco. Allora, se io l'ho detto e le ho dato un numero, la contestazione rispetto ai tre giorni, 26, 27 e 28. Quindi se abbiamo quantificato la contestazione del 26, 27 e 28, significa che siamo arrivati al capolinea delle contestazioni. E di 7.200 rotti. Il totale è ben... In tre giorni 7.000, ve l'ho detto, se vuole gliela posso dare perché l'abbiamo mandata ufficialmente ad ASE della contestazione. Allora, questa ve la possiamo dare perché è protocollata e spedita ad ASE. Allora, le contestazioni c'erano quantificate ben poche. Noi abbiamo fatto tutte le contestazioni, ecco che l'ingegnere puntualmente mi dice, eccole, noi avremmo tranquillamente, siccome è una questione di correttezza, questa è, le nostre contestazioni è, tu chiedi A, non ti spetta B, il saldo è il C, vi dico che la distanza è abissale, non è corretto che io l'annunci in conferenza stampa prima di farla sapere ufficialmente ad ASED, perché è rispettoso e doveroso da parte nostra un comportamento corretto e noi quando diciamo che siamo corretti
e perché lo siamo. Senta, Meduri, ma le contestazioni le ha fatte soltanto lei da quando è arrivato o ci sono contestazioni precedenti alla sua amministrazione? Ci sono contestazioni precedenti. Noi abbiamo fatto una contestazione per la mancata pulizia meccanica della spiaggia e la mancata raccolta il giorno 26, 27 e 28. Poi ci sono le contestazioni per i cassonetti che non funzionano, che vanno sostituiti. Ci sono una serie di contestazioni poste in essere, sulle quali naturalmente, siccome sono contestazioni che possono essere oggetto di controdeduzioni, è doveroso da parte nostra aspettarci sicuramente una risposta dall'altra parte. Quindi si creerà, ci sarà, ma non ci spaventa questo, ci sarà un contenzioso che se noi non lo dipaniamo... Prima domanda, se non ci fossero state le contestazioni, il debito del comune verso Aset sarebbe 4 milioni di euro? Una risposta sì, no, o no? No. Non sarebbe così? No, va. Sono 3 milioni. Cioè, 3 dice, però da questo naturalmente, siccome ci sono somme che noi già abbiamo pagato, e 70 mila tanto il numero non può essere quello. Senza contestazione, c'è un contratto, l'importo che noi abbiamo pagato per la discarica è chiaro che non può essere data ASET. Il buona parte della contestazione nasce dal conferimento a discarica, al pagamento per... Forse qualcosina anche in più. Sicuramente qualcosa in più del 50%. Sì, no, abbondantemente. L'appalto sul porta a porta è stato fatto alla SUAP. Lei dice che ancora non c'è una firma, che il Comune potrebbe eventualmente anche non firmare. Quale sarebbe il motivo per il quale il Comune non dovrebbe firmare una gara? Optare per far gestire direttamente il servizio. Direttamente il servizio da chi? Dal Comune. Come ci stanno tanti comuni in Calabria che lo fanno. Con operai propri? Diciamo che... poi verrebbero assorbiti, questo è un problema che stiamo affrontando e diciamo che è un qualcosa di strategico, qualcosa che farebbe cambiare, noi è sotto gli occhi di tutti, abbiamo pagato tantissimo, diciamo che una buona parte delle risorse che spendiamo va verso questo servizio, un servizio che, lo dico da sindaco, onestamente spesso è stato carente e spesso ha visto problematiche ataviche, è un problema che noi ma questo è quello che vi stiamo dicendo noi allora, siccome i tempi sono fine anno per il porta a porta e vi ho detto che le vacanze sono finito il 31 io ho detto così ironicamente e gli ho detto a Bruno: hai chiuso col mare? Si dorme meno? Allora, scherzando chiaramente, e ho chiesto a tutti una marcia in più, non perché non stanno facendo, io sono contentissimo e soddisfatto del lavoro fatto da tutta la mia squadra, consiglieri compresi, anzi vi posso dire che ci sono consiglieri che lavorano al pari degli assessori. Questa è la notizia, sindaco, cioè il Comune pensa in proprio alla gestione del servizio porta a porta, al di là del contenzioso con ASED, perché per quanto mi riguarda... Stiamo valutando in maniera seria anche questa soluzione. Non è assolutamente pericoloso. Per me questa è la notizia, il contenzioso con ASED, per carità, andrà di pari passo per la strada che deve prendere, quella del Tribunale. Allora, il concetto è questo, o si cambia rotta. Così noi non intendiamo continuare. Quando abbiamo detto che io l'ho detto il 27 in consiglio, che il giorno dopo avremmo fatto giunta per dare indirizzo al responsabile dell'ufficio tecnico di provvedere a fare una raccolta straordinaria con una rete versa, e avevamo anticipato al responsabile non ti trovare spiazzato di fronte a un eventuale indirizzo che la Giunta ti dà. Quando abbiamo detto che avevamo contattato è perché ho notizie che era stata contattata una ditta e ci aveva dato anche la disponibilità a venire a lavorare sul merito, perché nel momento, ripeto, noi
non mortifichiamo nessuno, noi non siamo cattivi nei confronti di nessuno, ma di fronte a un servizio che deve essere fatto e deve essere remunerato nella maniera giusta, se non lo fa Pasquale lo fa Michele per noi. Questo è, e Michele per noi è uguale a Pasquale. Non ha la coda di paglia Michele, non ha la coda di paglia Pasquale. Ma il cambio è una soluzione. I? Il cambio. Ma non, non è una soluzione, un punto alla volta. Un punto alla volta. Non abbiamo, sicuramente abbiamo le, se diciamo che non è peregrina l'idea di andare, non è peregrina. Quindi non abbiamo, con questo non abbiamo assolutamente, non vorrei che domani il giornale Merito si muove, stiamo valutando anche questa possibilità. Stiamo valutando anche questa possibilità. Così come riteniamo che non è giusto che gli operai debbano avere 8 mesi di mensilità. Poi non, io per l'amor di Dio le chiedo scusa, non perché fino a quando non c'è carta scritta, io non mi permetto assolutamente di dire il rapporto che ho avuto e i colloqui e quanta gente è passata dal mio ufficio degli operai di ASED. Non sono passati uno, due o tre. Tanti sono venuti a lamentarsi. Io gli ho detto che fino a quando non c'è qualcosa di scritto, rimangono chiacchiere. A posto? Vi ringrazio, vi chiedo scusa. E non appena sarà nostra cura, non appena faremo l'incontro con ASED che convocheremo da qua a fine prossima settimana, perché abbiamo tanti altri incontri e tante altre cose da fare, non meno importanti né più importanti, credo che venerdì prossimo faremo un incontro con ASED, giusto il tempo, una volta che gli comunichiamo quelli che sono i nostri numeri, gli abbiamo già comunicato i nostri numeri, il tempo di avere i loro, fargli fare una valutazione e le controdeduzioni, andremo all'incontro, diciamo, strategico e decisivo, anche se poi strategico e decisivo in realtà credo che non sarà, però per porre la parola fine e per dire questa diatriba va spostata o meno in tribunale. Grazie.